Mia figlia ha lo stesso tuo problema scoperto 3 anni e mezzo. Oh, scusa, ho letto male. Mia figlia ha la stessa tua opportunità iniziata a 3 anni e mezzo. Carissima, parliamo dell'occhietto, della protesi, io la chiamo occhietto. Perché la mia mamma fin da piccola me la chiamava Occhietto. Penso che quindi anche tua figlia abbia avuto il retinoblastoma, se ho capito bene, che è il tumore per il quale sono stata enucleata, cioè mi hanno asportato l'occhio sinistro e così salvato la vita. Io non so quanto sia vero oppure no, ma dicono che nei segni, non so se cinesi o giapponesi, il simbolo che sta ad indicare problema sta ad indicare anche opportunità. E sai che c'è? Nemmeno mi interessa se questa cosa è davvero così oppure no. Non sono una studiosa di lingue orientali, ma col tempo ho capito però è vero che ciò che noi chiamiamo problema spesso è un'opportunità, spesso è una sfida che ci aiuta ad evolvere, a crescere infinitamente. Ora, certo, non è che c'è da augurarsi queste sfide, no, ma io non mi cambierei per nulla al mondo. Non è un problema. Non lo so, è uno spunto di riflessione. Io ho scelto di non chiamarlo più problema perché non lo è, non lo è mai stato, non lo sarà mai. Sono così. Anzi, se proprio devo essere onesta, questo mi ricorda la grande fortuna che ho avuto di essere stata diagnosticata in tempo grazie a mia mamma e operata in tempo grazie a Siena, al fatto che sono nata in Italia, al fatto che sono cittadina italiana ed europea. In altri paesi sarei morta. Non c'è nessun problema. Sono così. Siamo così. È come essere biondi e essere mori. Senza nulla togliere alla difficoltà e al dolore che ho dovuto affrontare. E ricordarmi che sono viva è un'opportunità perché è stata una seconda nascita. Io sono nata il 4 maggio 1982 e poi sono rinata l'11 aprile 1984. Quando i dottori mi hanno asportato l'occhio e mi hanno salvato la vita. Non è un problema, è un'opportunità, è una nascita, è una vittoria, è una meraviglia. Non mi è stato tolto nulla, mi è stata data la vita. E se ti faccio un elenco di tutti i doni che mi ha dato questa esperienza, non lo cambierei per nulla al mondo, né per un nuovo. Vero. Mi ha regalato l'arte, la sensibilità, l'intuizione. Mi ha regalato un'empatia straordinaria, mi ha regalato, secondo me, anche una profonda intelligenza perspicace, un intuito di quelli magici. Mi ha permesso di anticipare tendenze relative in termini artistici e imprenditoriali anche di 10 anni. Questi sono superpoteri. Mi ha aperto la strada alla fotografia, mi ha permesso di viaggiare per il mondo, ho amici straordinari, ho una famiglia straordinaria. Io ho scelto di chiamarlo, se non Occhietto, e se non Francis Bacon in onore di un artista mio preferito,
anche opportunità, ma non lo chiamerò problema, perché più lo tratto da problema, più lo diventa. E invece per me è solo parte del percorso che mi ha dato molto, molto, molto di più di quello che mi ha tolto, iniziando dalla vita, perché togliendo quell'occhio mi sono stati dati 40 anni di vita meravigliosa. Voglio bene, ciao, grazie e un bacetto enorme al tuo cuore.